Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è un'anticipazione su Tabletop Racing World Tour, il gioco che avremo disponibile il prossimo mese, ovvero fra un paio di giorni su PlayStation Store per i possessori di PlayStation Plus. E questo gioco ragazzi, come dice il nome stesso, Table Racing, è una sorta di come si dice, un gioco di guida, diciamo, no? Come state vedendo nelle immagini, ma per macchinine stile Mario Kart, stile Crash Bandicoot o qualcosa di simile, ragazzi. Come state vedendo nel video, diciamo che ci sono varie varietà di auto, varie varietà, ho fatto un gioco di parola, non mi dico roba, e comunque dicevo, di auto. Abbiamo la possibilità di giocare in multiplayer, possiamo giocare anche con i nostri amici in casa, avendo lo schermo diviso in quattro parti anche. E questo gioco è molto, sembra molto carino, io penso che lo scaricherò, farò anche qualche pista, qualcosa, perché a me questi giochini così piacciono molto. E quindi nulla, andrò sicuramente a portare sul canale qualche video di questo giochino, che è molto bello, come ho detto. Secondo me vale la pena scaricarlo, vale la pena magari anche darci un'occhiata, insomma, è abbastanza simpatico per gli appassionati del genere, penso che vada più che bene. Come state guardando, le piste in pratica si svolgono in mezzo a degli ostacoli, abbiamo delle armi, abbiamo delle cose, insomma, chi ricorderà il vecchio Crash CTR, il Crash Bandicoot, dove c'era la macchinina, capirà bene lo stile di questo gioco, insomma. Che dire di questo gioco? Io spero che diciamo sia carino come sembra, almeno nelle immagini, perché non è che posso dire di più, questo è quello che si vede nelle immagini, non ho neanche mai provato. Questo gioco è abbastanza recente, minchia, era un po' che non facevo più gap, è abbastanza recente, mi sembra che è uscito nel 2015 o a metà 2015, qualcosa del genere, quindi è abbastanza recente. Ragazzi, l'unica cosa che ci resta da fare è scaricare questo gioco, dal momento che comunque è gratis, ma non perché è gratis dobbiamo scaricare, perché se non ci piace non scarichiamo e basta, però magari provarlo. Abbiamo visto tante cazzate su PlayStation Network, su PlayStation Store, perché non guardare questo giochino, che magari potrebbe anche meritare. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.